Buonasera e benvenuti a questa puntata della Signora in Giallo Rosso. In questo momento potete anche cambiare canale perché non ci sono argomenti interessanti sulla Roma. Noi abbiamo sfogliato, abbiamo cercato di capire qualcosa, per cui magari sto 10 secondi in silenzio, così potete pure cambiare canale senza problemi. È vero che c'è una piccola possibilità, avendo in studio degli ospiti bravi, può essere che loro li riescano a trovare, naturalmente per voi, non per me. Detto questo, visto che la parola derby è abusata, abusiamola anche noi. C'è il derby di Zeman, domenica la partita contro il Pescara. La mela starà fuori circa un mese. Ora, il problema è che quando a Roma si dice un mese, non so mai 20 giorni, potrebbero essere 2, 3, 4, non si sa. Speriamo che starà fuori soltanto un mese. E questo perché la mela stava dimostrando di essere veramente un giocatore formidabile, quindi la Roma da questo punto di vista è stata sfortunata. Poi avremo delle immagini di Stekelenburg in un gol a Parma, vediamo, perché magari quel gol può dimostrare il perché in questo periodo il portiere giallorosso non gioca. Bene, andiamo da Elena. Buonasera Massimo e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Vi do subito il numero per inviare gli sms, che è il 345-599-1717. Ovviamente è sempre attiva la casella mail, che è info@lasignoraingiallorosso.it. Sono io qui a monitorare ovviamente la pagina Facebook e quella Twitter, in modo tale che così possiate interagire direttamente con me. Gli argomenti di oggi sono ovviamente Pescara-Roma, il nuovo stadio della Roma che dovrebbe arrivare come regalo di Natale, lo stop di Lamela e lo 0-3 contro il Cagliari, già deciso a tavolino e riconfermato. Quindi attendo le vostre mail per sapere se c'è qualcosa che vi interessa di più. Bene, salutiamo Maria Sofia che è andata via perché aveva la febbre. In compenso c'è vicino Elena che ha la febbre, però mi sembra abbastanza pimpante. Allora cominciamo la presentazione degli ospiti. Andiamo da Daniele Chieffi. Io è difficile che riesca a indovinare un nome, no, alla perfetto. Prima occasione. Giornalista e docente universitario, giusto? Assolutamente sì. Perfetto, meno male, sono andato bene. Andiamo dall'altra parte dove c'è Lorenzo Pompili della redazione. Ciao Lorenzo. Buonasera Massimo, buonasera a tutti. Bene, naturalmente Riccardo Loria. Ciao Riccardo. Buonasera Massimo, buonasera a tutti. Bene, Massimiliano Rossi. Ciao Massimiliano. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Matteo Pinci, La Repubblica. Ciao Massimo, buonasera. Io ho fatto delle promesse. Qualche argomento lo direi fuori duccia, l'hai, dillo subito perché molto magari poco, qualcuno è rimasto, dice, no, poi dopo possono tranquillamente cambiare canale, se non ce l'hai, dubbio, non ce l'hai manco stasera, assolutamente, prima o poi lo tirerai fuori, faccio in modo di non averne. Bene, Gianfranco Giubilo, ciao Gianfranco. Buonasera a voi. Però Gianfranco potrebbe iniziare con una battuta che mi hai detto fuori, che è stata divertente, ovviamente va presa come... battuta, cioè, quindi nessuno si offende. Responsabile comunque penalmente sei tu, quindi il problema no, responsabile, non ma io basta, sì, ma io basta mi dissocio, quindi non c'è problema. Vabbè, allora quindi dissocio. Io mi dissocio anche dalla battuta che dirà Gianfranco Giubilo. Seguito agli incidenti, il pub devastato, eccetera, no? Abbiamo letto sul giornale, io in primo momento mi sono anche emozionato un po' perché c'era scritto il sindaco di Roma Alemanno si è costituito. Ho detto, beh. Vabbè, dai, ci fa la battuta, no. È una battuta, dai, falla. E poi, se è così, però c'è raggiunto parte civile. Ho detto se il comune di Roma è la parte civile, è la parte incivile. Bene, questa naturalmente è una battuta che ha detto Gianfranco Giubile, se ne assume totalmente no, la responsabilità. Fermo restando che il conduttore. Sì, che però mi hai fatto venire anche in mente se uno si può costituire parte incivile. Gianfranco mi ha dato una risposta. Molto spesso lo hanno fatto ma non lo sapevano. Certo. Invece si potrebbe proprio adottare, no, perché è una dicitura come un'altra, parte certo. In civile, io mi costituisco parte in civile in generale. Ma perché sulla guardi violenza Matteo del pub, quando parli ci saranno dei motivi, ci saranno... Però sulla violenza del pub adesso secondo me è giusto aprire anche una parentesi seria, perché onestamente la deriva violenta che questa città sta assumendo ultimamente non si può far finta di non vederla. Due accoltellati nel derby sono una notizia di due settimane fa e sono stati accolti, e forse è la cosa più grave, da risposte quali vabbè in un derby ormai siamo abituati, capita, se non ho sbagliato i conti negli ultimi due chi anni chi l'ha detto capita? Diciamo che circolava, gli stessi che dicono che l'arbitro, diciamo che, sbaglia, è una notizia capita. Che è passata molto in sordina, assolutamente, negli anni passati quando succedono questi episodi conquistavano le prime pagine di tutti i giornali
E invece non se ne è parlato molto di questo, degli episodi del derby. Ma c'è, c'è un motivo, perché siamo arrivati a 7 accoltellati negli ultimi 2 anni durante i derby. E onestamente mi sembra un dato abbastanza preoccupante. Sì, però ricordiamo sempre che la pubblicità, c'era quello che diceva giustamente, pubblicità o negativa o positiva è sempre pubblicità, quindi alcune volte Massimo, no, però se tu parli di un problema è già un modo per affrontarlo, quindi non si tratta di fare però pubblicità. Però c'è gente che esce di casa dopo pranzo con le posate in tasca, no? Vabbè, però io ti dico che Ivan il terribile, no? Ivan quello di Genova, esatto, di Italia-Serbia, secondo me c'ha qualche ritratto suo che fa vedere ai nipotini, se ce l'ha qua. Sì, ma dalla galera. Se invece fermo, cioè, se invece fosse andato in galera senza essere inquadrato, gli avrebbero dovuto, come concetto, secondo me. Sì, sì. Io la vedo così, però può essere anche che sbaglio. Uno dei problemi però è che abbiamo la campagna elettorale di alcune campagne elettorali alle comunali di 5 anni fa, il manifesto, lo slogan era la sicurezza di questa città. Vabbè, quello noi non siamo una trasmissione politica. No, siamo una trasmissione di calcio, e quindi della politica si può dire con una si può dire tranquillamente che ce ne freghiamo, nel senso che noi parliamo della Roma, poi tutti quelli che sono i problemi ci sono trasmissioni, altri tipi di giornalisti. Matteo, è metà di questo stampo, è metà della Roma, perché se fosse se fosse tutto sportivo tirerebbe pure fuori argomenti sportivi, invece ne tira fuori, quindi stiamo dall'altra parte, per cui ovviamente abbiamo fatto la battuta, qua finisce. Sì. Però abbiamo la fortuna di avere Daniele, che comunque è un esperto di comunicazione. Quello che ho detto della pubblicità comunque anche negativa, alla quale molti ambiscono, è giusto? È un principio giusto, no? Ma alla fine sì, perché se pensi che tutto sommato quello che conta è parlarne, ma questo non lo dico io, lo diceva un nostro antico, tuttora vivente, Presidente del Consiglio, per il buon Andreotti, parlate anche male purché ne parlate. Esatto. Il discorso è semplicemente che se tu ne parli male, indubbiamente poi, come dire, il risultato finale non è mai essenzialmente positivo, però indubbiamente il nome gira, la cosa gira, la notizia gira e di questo se ne parla. Io comunque sono d'accordo con quello che dice Matteo, la situazione in questa città sta prendendo una deriva strana. Non ci interessa, quindi Daniele, non ci interessa. No, in questo ambito che c'è, ti spiego, non è che io non ci interessa in assoluto. Infatti, no, non è in questa trasmissione, perché se no parliamo dello sport che gli piace tantissimo. Qual è lo sport? Il curling, come si chiama? Il curling. Scopettari. Esatto, gli scopettari. Allora, ci mettiamoci, parliamo di quello che ci potrebbe interessare. Sentiamo Riccardo che è il saggio. Addirittura, quello che ci potrebbe interessare, sia da un punto di vista, diciamo, sportivo, anche se di sportivo non c'è nulla, ma anche da un punto di vista di comunicazione, secondo me è la corsa che c'è stata. Mi sembra, a cercare di attribuire un colore o un'appartenenza di tifoseria ai colpevoli di questa cosa infame che è stata. È un giochino che si fa sempre, poi alla fine. È un giochino, secondo me. Questa molto spesso diventa cattiva comunicazione iniziale che poi uno si porta appresso. Perché iniziale? Perché comunque c'è sempre la regola del facciamo prima degli altri, diciamo un secondo prima, sì, c'è gente che ha vissuto sul decimo di secondo prima. Noi poi è inutile che ci riempiamo la bocca ogni volta che vuol dire le famiglie non vanno più allo stadio, bisogna riportare allo stadio i bambini, e che, cioè, ci noi trova nella migliore delle ipotesi, no? Gianfranco, noi ci proviamo sempre da questo punto di vista. Il discorso che va fatto poi è che non abbiamo dato assolutamente una buona immagine della città, basta leggere quelli che sono i giornali inglesi che sono usciti oggi, che parlano di una città pericolosa e quant'altro. E in questo modo vengono anche un po' smorzati gli sforzi che sta facendo questa società Roma di portare una certa immagine della squadra, della città. Se poi escono fuori situazioni di questo tipo che sminuiscono il lavoro che si sta facendo per dare un'immagine diversa e di espandere il marchio in tutto quanto il mondo, viene da sé che le difficoltà diventano ancora più forti. L'immagine di questo qua non è una buona immagine, quello non si sta ascoltando però in questo modo. Non è che ci facciamo neppure dare lezioni non si tratta di farsi dare lezioni. Sempre degli inglesi, voi Massimo, non si tratta di situazioni. No, guarda, io ho sempre detto una cosa, che negli ultimi europei a me non risulta che in Italia uno sia sceso e abbia dato una spinta, uno schiaffone a un portiere. A me non mi risulta questo fatto, però in Inghilterra è successo. Come risponde una porta aperta, quindi voglio dire,
io sono quello che ha sempre detto che nell'ultimo europeo gli unici tifosi che hanno dato esempio di civiltà sono stati gli italiani, che hanno seguito la competizione senza fare incidenti a dispetto di tutti quanti gli altri. Esatto, però poi bisogna anche responsabilizzarci per le cose che abbiamo in questa città. La nazionale non è seguita dalle frange estreme dei tifosi italiani, però cerchiamo di non importare sempre modelli che alcune volte sono superati e fanno parte della retorica. Questo va detto, perché ricordatevi che a Manchester United e Roma il famoso 7-1, io ho l'esempio personale con mio fratello e mio figlio, quindi così non è stato un bel momento. Ma certo, quindi, ma gli incidenti succedono in tante altre parti. Ricordatevi questo, che questo poi è indubitabile. In questo caso ci siamo messi noi davanti. Visto che c'è Daniele, oggi ne possiamo parlare. Ricordatevi che il regime della comunicazione è proprio questo: dentro lo stadio non succede niente, o quasi niente. E fuori può succedere tutto, perché è chiaro che un conto è quello che succede dentro e una cosa è quello che succede fuori. Quindi andiamo a vedere il modello diverso, perché per entrare dentro uno stadio inglese, dove poi tutti stanno seduti e tranquilli, perché comunque c'è la punizione reale, con i cittadini liberi hanno anche la possibilità reale. Però quando entri a Roma, entri allo stadio. Quando devi entrare in uno stadio inglese, ce devi entrare. Quindi diciamo le cose come stanno, perché se no sempre parliamo degli altri e sembra che chissà che cosa c'è. Ivan era italiano, no? Per capire, Ivan era uno dei supporti italiani. Non voglio il classismo dei tifosi, primo. Non voglio l'identificazione dei tifosi con qualche squadra, se è un'immagine negativa, perché ho detto sempre, i tifosi sono cittadini, e come cittadini non è che perché il tifoso dell'Atalanta tifa Atalanta o tifa Roma e butta la bottiglia tutti i romanisti o tutti gli atalantini, non è così. Noi sbagliamo proprio perché siamo i primi a creare antagonismo e odio tra i tifosi, perché se i tifosi venissero nominati come tifosi e come cittadini e fare la distinzione senza dire è successo un fatto grave e si dice è il tifoso del Verona, è successo un fatto grave. Quella è un'altra cosa, non è il tifoso, tutti i tifosi di Verona. E io questo lo sostengo, però siccome ci sono contro anche tutti, tifosi, sono lì come Pancio Villa, come cosa. Ci sono anche tifosi che sono un po' più responsabili. Quando un tifoso si rende responsabile di atti del genere, purtroppo, macchia il sistema. Io non ho dato il colore alla rosa, macchia il sistema. Perfetto, è il tifoso, punto. Se no siamo sempre a classificare. Siamo i primi, Gianfranco, siamo i primi. Siamo i primi, tu sei... Io ho parlato di danno d'immagine alla città di Roma e a chi cerca di esportare un marchio, un brand di Roma. Non ho parlato di tifoseria di questo o di quell'altro colore. Poi ti dico che questo tipo di fatto è negativo, perché è riferito ovviamente a Roma come a tante città, ma si dimentica, perché a Milano sono volati i motorini, però poi alla fine te ne dimentichi, quindi voglio dire hanno tirato i petardi a non portiere. Non si dimentica, Massimo, perché noi stessi... Stai parlando a distanza di... Bravo, se tu ci pensi, noi stessi... Ma ne sto parlando per un motivo, perché voi mi costringete a parlarne, perché io non voglio fare... No, è la percezione che abbiamo noi stessi, perché noi facciamo... Stoppiamo questo argomento? Siamo d'accordo? Cioè, lo volevo sfiorare, attraverso voi che diventate protagonisti cominciate a parlare di un argomento di cui io lo voglio soltanto sfiorare, è chiaro come concetto. Invece a voi vi esalta questo fatto, perché pur di andare contro qualcosa, invece di cercare di assecondare e di modificare qualcosa, siete tutti bravi. Voi basta che dite un fatto negativo e voi state a posto. Invece il fatto negativo non va visto soltanto così, va visto perché non si ripeta, non il fatto che l'immagine è negativa. Allora tu non devi parlare dell'immagine negativa di Roma, devi dire che non si deve ripetere l'immagine negativa di Roma. Allora è un concetto. Allora cerchiamo di vederlo. Fermi, non è che lo dico, che sto in super ritardo. Fermi che sto in super ritardo. Buoni. Siamo da Elena dolcemente. Andiamo da Elena dolcemente. Roma, Torino. Ma Pannes, per entrare allo stadio, hanno chiesto la tessera del tifoso? A tra poco. Perché io non voglio identificare? Per un motivo molto semplice, e chiudiamo il discorso. Gianfranco, voglio dire, è un essere sgradevole, ma non è che tutti gli ospiti della signora Giallorossa, non è che dice, siccome c'è Gianfranco che è un essere sgradevole, tutti gli ospiti della signora Giallorossa. Matteo com'è? Un deli? No, è the glitting. No, è un delinquente o snake, serpente a sonagli, come è stato descritto giustamente. Ma non che tutti sono serpenti a sonagli, hai capito? Per questo io non voglio. Mi dici la mela quanto starà fuori secondo le tue informazioni? Un paio di settimane al massimo.
Secondo me torna per Roma-Fiorentina. Quindi tu dici che adesso lo staff medico della Roma ha capito, ha mangiato la foglia e quindi dice che è doppio, di più. Dice così qua, che non è male come idea. Secondo me la mela con una particolare fasciatura elastica, un po' di cautele, che certo quando si gioca a pallone non è semplice avere, potrebbe tranquillamente giocare anche dopo. Esatto. Io ho preso mio figlio e gli ho dato una schicchera sul dito della mano. Lui se l'è mezzo fratturato così, dopo 10 giorni stava bene. È vero che è un po' più giovane di Stekelenburg, però più o meno ho visto i tempi di reazione. Stekelenburg invece? Stekelenburg prima ha avuto un problema muscolare al polpaccio dopo Parma, durante la partita di Parma. Poi ha avuto un problema al dito, adesso si allena da qualche giorno con dei palloni da volley più leggeri per così riabituare la mano alla presa. Insomma, devo dire che così un po' di mistero lo lascia trasparire, e devo dire che Zeman, che mi sembra che per natura sia diffidente dei problemi dei giocatori quando non c'è sangue, vedi che immagine ha trovato la regia, e ringraziamo Davide per questo. Ci sono queste immagini, guardate la reazione di Steck, vedete bene com'è la reazione, sta mandando a quel paese che non è nemmeno da lui perché non l'aveva mai fatto, vedete, reagisce in malo modo. Questa è un'immagine, secondo me, sottovalutata. Sono d'accordo. Perché, vedete, sta dicendo pietà, la parola pietà che ha rubato la signora in giallo-rosso, però è un'immagine sottovalutata. È uno dei motivi? Sì. Oh, l'abbiamo detto. Non solo, non è la prima volta. Perché lo scorso anno, se non sbaglio, Stekelenburg ha saltato l'ultimo mese intero di campionato, forse anche qualcosina in più, non ricordo esattamente le date, per un problema muscolare, insomma c'era l'europeo. Io credo che l'anno scorso fosse saturo di figuracce, quest'anno si è saturato decisamente prima. Quindi è un motivo tecnico? La mia sensazione è che Stekelenburg abbia dei fastidi e che probabilmente incida anche su questi fastidi, non li voglio definire psicosomatici perché farei ridere, però incida anche il fatto di essere stato esposto negli ultimi 2 anni molto spesso a delle figuracce, penso al derby dello scorso anno, penso a quest'anno all'inizio di campionato della Roma, insomma. Cioè, i gol di Parma, quel gol in particolare di Parma, credo che sia, cioè, nessun portiere al mondo può accettare di prendere un gol del genere con 3 tocchi in area di rigore, successo contro l'Udinese all'Olimpico. Secondo me a un certo punto un portiere del valore internazionale di Stekelenburg dice pietà, come hai detto tu. Quindi dice, torno quando sto bene bene bene. Torno quando sto bene bene. No vabbè, sì. Quando sta bene bene vuol dire che anche gli altri devono stare bene bene, perché evidentemente lui ogni giorno c'ha il bollettino medico di tutti, il bollettino psicologico, che cosa fa? No, capito, dice, ma Pato devono trasferire direttamente al mattatoio con sto ragionamento. Fammi capire. Sì, Pato? Sì, ma Pato, voglio dire, al massimo uno si mette le mani nei capelli perché ha sbagliato un gol. No, che ha sbagliato un gol. No, di Pato stai parlando. Pato. Dico, ma al si è rirotto un'altra volta. L'ho capito questo, però voglio dire, a differenza di quello che ha detto Matteo, un conto è che 3-4 giocatori fanno prendere il gol, un conto è che il giocatore sbaglia un gol, no? Quello è va da solo, non c'è problema. Allora, quindi, Stekelenburg ritornerà? Io ho l'impressione magari nel nuovo anno. Nel nuovo anno, prima del nuovo anno non se ne no, parla. No, ma tornerà a disposizione, la prossima settimana si allenerà con i compagni, tornerà ad allenarsi con i compagni, quindi virtualmente già da... poi Siena appena Roma... li rivede se li dà malato. Esatto, esatto. Quindi già da Siena Roma potrebbe essere a disposizione in teoria. Quindi in poche parole tu mi stai dicendo che arriva poco. Qual era il dito? Pollice. Non lo so, pollice. Pollice, esatto, cioè il pollice. A un certo punto Zeman diceva sei pronto? E lui diceva beh, penso di sì. Poi gli diceva guarda Piris lo giocherà così, aia, ah, cominciato a rifarsi. L'hanno visto chiudersi appositamente vabbè, il dito nella vabbè, portiera. Comunque tu dici che quello è uno dei motivi, quella l'immagine. Ne sono Parma. Convinto. Riccardo? Ma io non posso che confermare queste che sono sensazioni, certo. Prevalentemente insomma, mi sembra che, mi pare evidente che i problemi fisici di Stekelenburg probabilmente non sono di questa entità così importante, ma che sicuramente lui si sta cautelando per riprendersi al meglio. Gianfranco, ci potrebbe essere stato questo discorso, dice guardate che fino a che gioca Steck cercate di aprire la difesa, perché siccome io non lo vedo bene, questo è Zeman che parla, dice cerchiamo di indisporlo fino a che alla fine depili, sì, ci potrebbe essere. Che ne la Roma è molto tante, più chiusa da quando non gioca Steck. Strane che mi meraviglio da quando niente. Non gioca Stekelenburg è un po' più chiusa la Roma, o sbaglio? Perlomeno non piano, diciamo che sono più fortunati. Va. Vabbè, sono più fortunati. Allora, di la mela abbiamo parlato, di questo parliamo, visto che tu hai fatto il servizio e dopo andrà su Pescara Roma,
Lorenzo. Parliamo invece di Zeman. Zeman a Pescara gliene frega niente, non è che è uno di quelli che... Perché io non ho sentito parlare, io ho sentito la partita importantissima è Milan-Juventus, certo, che è fondamentale, però non ho mai sentito quando c'è la Roma che sta sopra la partita fondamentale. Cioè, le partite fondamentali sono in base alla storia delle squadre, questo è il concetto, beh, no? Diciamo, Daniele, sei d'accordo nella comunicazione? Juventus anche per la classifica, sì, ma qua c'è un minimo di interesse. Cosa? Cosa? Anche per la classifica un minimo di interesse ce l'ha. Ho capito, Milan, però Juventus, se fosse Milan-Catania, Catania c'ha 5 punti di più, 4 punti di più del Milan, non sarebbe tutta sta storia. Vabbè, si pensa che Milan sembra che però Milan per la storia si risparmiava. Ma poi tra l'altro sono le uniche due squadre italiane ad aver fatto una grande figura in Europa in questi due giorni, in questa settimana europea. Grande, insomma, la Juventus sicuramente sì, il Milan forse una grandissima figura. Juventus ha fatto una grande figura, però, perché comunque bene, la squadra insomma, che ha battuto, esatto, ma il prima Milan italiana a qualificarsi agli ottavi di finale. Vabbè, io sono sempre dell'idea, quindi se c'è una finale di Champions Milan contro il, come si chiama la squadra, Copenaghen, allora dici North, non è una partita importante. Vabbè, non è una partita equilibrata. Perché questa, uno fa una bella figura, vuol dire che stanno quasi alla pari e poi dice ha vinto una grande partita, rimarrà negli annali della storia sta vittoria. Pietà Matteo andiamo da Elena. Spalletti dichiara: con la Roma è stato proprio divertente. Beh, si potrebbe ricominciare a divertirci insieme allora. Pubblicità. Perché tra le massime di Elena c'era Spalletti, qualcosa... No, magari i telefoni che squillano, non cioè lo so. Che cosa, no, che c'hai? Qualche sirena? Ma, non lo so se è sirene, diciamo che secondo me è in contatto con la... Oggi c'era la una pagina sportiva di intervista sulla Gazzetta. Sì, sì, sì. Secondo me è in contatto con la gestione sportiva della Roma. E Matteo, tu come leggi le parole di Spalletti? Cioè, laddove dice io ho qui un presidente che mi vizia. Che mi permette di chiedere e di comandare in base a quelle che sono le mie esigenze. Sì, come dice, adesso non ricordo il virgolettato esatto, insomma, l'importante sono gli obiettivi, sapere quali sono gli obiettivi. Insomma, è detta un po' la linea a chiunque sia interessato, diciamo che si mette sul mercato dettando la linea di quali siano le sue preferenze. Io credo che a Roma sarebbe accolto non bene, strabene da tutti. Credo anche dai giocatori che sì, ha lasciato all'epoca. Sì, perché il meccanismo era non ci piacciono le minestre riscaldate. Quindi no? Zeman, Spalletti. Quindi Zeman, Spalletti potrebbe andare bene, perché sì, quando non piace una cosa di solito si cerca o di farsela piacere o di attuarla. Io su Zeman una curiosità ce l'avrei, perché dai, si parla moltissimo del fatto, no? Ma la Roma è contenta di Zeman, la Roma rifarebbe la scelta a Zeman. Io provo a girarla, ma Zeman rifarebbe la scelta, certo, a Roma. Certo. Zeman è di gomma, ancora non l'avete capito. Secondo Zeman sì, è di gomma. Io me lo cioè, è un essere di gomma. L'ha ribadito proprio giovedì in un'intervista. È quello che uno ribadisce nell'intervista, magari. Ci credo sempre è... molto. Vabbè, però io penso che conoscendo Zeman è di gomma. Per aver lasciato Pescara ce l'ha, e anche dalle parole che ha esternato in anche questa settimana traspare, sì, il fatto che gli manca un po' la città. Scusate, è una domanda fondamentale, ma non è che per caso è libero Carlos Bianchi, no? No. Allora, che dicevi Lorenzo? Beh, Zeman giovedì ha parlato in un'intervista, ha detto che appena ha sentito la possibilità di tornare a Roma si è fiondato su questa opzione e certo, è tornato a Trigoria. Se mesi fa sono d'accordissimo, nessuno è stato il suo sogno. Però per poteva anni, anche ragazzi, non dirlo in questa intervista, poteva dire la Roma è una grande occasione, non mi sarebbe più capitato. Però lui l'ha detto anche in relazione ai tifosi del Pescara, che sono quelli che sono rimasti male per il fatto che ha lasciato la città, ha lasciato la squadra dopo aver fatto tanto bene. E lui questa cosa spesso la ripete, cioè io sono attaccatissimo a Pescara, quello del Pescara, però l'unica alternativa migliore era Roma e quando mi si è presentata l'occasione l'ho accettata. Pentito, tra l'altro, non pentito era una carta che Zeman penso non poteva non giocarsi quest'anno, visto che è arrivata questa proposta da parte della Roma. Bene, passato. No, l'unico rimpianto che poi è che a Pescara non ci stanno 4.000 radio. Esatto, ma secondo me quello è un elemento importante nella valutazione. Sì, della, è per Bacco. Sì, calcola che sono tutti scontenti di quando si parla, quando si chiacchiera, quando si dice, e poi sono tutti contenti a un certo punto, no? Perché bisogna anche leggere nell'animo, poi alla fine noi siamo tutti megalomani o no, Daniele? Siamo tutti megalomani? Assolutamente. Tu sicuro? Daniele, un minuto fa cosa mi diceva? Mi diceva
dice, ma io faccio parte della comunicazione, sono un docente e tutto, e devo sentire parlare questi qua che tutto no, hanno, tranne ma no, ma no, l'ha detto. Giustamente, l'ha detto, uno studio approfondito, l'ha detto. Adesso guardate io perché, chi c'è in giro. Adesso dice, io che so di calcio più di loro, così mi ha detto, dice, e non intervenga apposta. Verissimo. Vedi, non interviene apposta, voi della comunicazione proprio non conoscete assolutamente nulla, mai quindi fatta, non potete intervenire. Mai comunicato. Allora, attraverso Elena abbiamo scoperto che in effetti gli ultimi tre derby li abbiamo persi. Ai noi. Però c'è un derby che tutto sommato si vince. Qual è, sì, Elena? Daniele ci ha dato questa delucidazione, perché siamo così disperati per questo derby che abbiamo perso, invece uno noi lo vinciamo costantemente da un pochino di tempo. Assolutamente, forse l'avete sempre vinto in realtà, cioè la Roma ha sempre vinto il derby con la Lazio nel mondo dei social network e nel mondo della comunicazione online. È indubbiamente la squadra più forte, più piazzata sui nuovi social network, Facebook, YouTube, Twitter, eccetera, eccetera, ma di gran lunga meglio piazzata, se pensiamo che per esempio solamente su Facebook la Roma ha, l'ho visto un'ora e mezza fa, 1.355.000 e altri fan, la Lazio non supera i 100.000, esatto. 90.000 e qualcosa. Esatto, eri meravigliato soprattutto di quello che abbiamo noi come sito. Ero meravigliato positivamente non solo di come ha ristrutturato la squadra il sito, ma di come sta affrontando tutto il nuovo mondo della comunicazione, perché in questo senso la Roma sta indubbiamente battendo una strada nuova, una strada importante, ci si sta avviando in maniera decisa. Questo sarà forse anche un po' l'impronta americana, questo bisogna dirlo, perché gli americani sono sempre abbastanza avanti da questo punto di vista. E quindi, anche se qualcuno dice che sono un po' assenti, però in qualche maniera questo tipo di nuova strada, di nuovo modo di gestire le cose lo stanno facendo passare. Quello che però dicevamo anche prima di andare in trasmissione è che ci potrebbe essere ancora tantissimo da fare. Cioè la Roma ha un grandissimo capitale in termini di tifosi, in termini di capacità di sviluppare il rapporto con la tifoseria, di farla partecipare, di farla entrare nella vita della squadra, che ancora non riesce ancora a sfruttare bene. Avevo notato, guardando il profilo della Roma, il profilo ufficiale di Facebook della Roma, che per esempio i tifosi commentano tantissimo, parlano, discutono, partecipano molto della vita della squadra. La Roma non risponde mai. E questa è una cosa che non è bella, se ci pensate, perché in realtà un tifoso ha bisogno di partecipare, ma ha bisogno anche di sentirsi vicino alla squadra. Visto che i social network hanno questa grandissima possibilità, cioè quella di metterti in contatto diretto, no? Senza più mediazioni, senza più noi giornalisti, sì, che ci mettiamo. Ci sono, no? Dei bluff da questo, sì, punto di ma vista. In che senso? Cioè, nel senso che fai conto che io dialogo con Totti, al posto di Totti c'è qualcun altro che scrive. Ah, beh, certo, ho capito. Cioè, no, questo è molto importante. Cioè, io preferisco la non presa in giro, rispetto, perché io non posso immaginare che qualche giocatore della Roma, in questo caso, perché tu hai parlato di una cifra notevolissima, in questa cifra notevolissima penso che i messaggi, al di là di qualcuno per Sabatini, Baldini e qualcun altro, poi gli altri sono rivolti ovviamente ai giocatori, sì, alle cose così. Ora, far rispondere i giocatori da questo punto di vista credo che sia complicato, nel senso che lo fanno, però poi risponde qualcun però altro. Però sai, se tu sei su Facebook, in realtà tu sei a casa della Roma, e se parli, cioè se intervieni su quella pagina, è la Roma che può rispondere, e non è Francesco Totti o Zeman che deve rispondere. Un'altra cosa è Twitter, cioè se Twitter io mi metto a seguire l'account ufficiale di Totti e gli mando una domanda, mi aspetto che lui mi risponda. Allora a quel punto c'è il problema se è veramente lui che risponde oppure è qualcuno, certo, che sta dietro a un no, computer. No, certo, io preferirei il filo diretto, nel senso aprire una linea telefonica dove qualche giocatore della Roma possa rispondere magari in determinati, sì, orari. Ma i giocatori della Roma ti danno una revolverata in bocca. Molto detto. In che senso, Gianni? Ma lei pensa che rotture paio di, ma veramente. No, non hai capito. Io non lo dico, io non lo dico in assoluto, io lo dico in base a quello che dice Daniele. Sì, cioè, il discorso è che dice Daniele, la Roma società dovrebbe mobilitare
un intero apparato. Ma non è un intero, bastano 10 minuti, bastano 10 minuti a settimana come concetto, non è in quello realtà, sì, il problema. Insomma, però voglio dire, sì, però voglio dire, cioè, che io so è nel giusto, mio piccolo che un conto quante e due di coppe quando è briscola denari. Un po' troppo, però, gli esalti. Se faccio 100 metri fuori casa ti fermano. Mi fermo, devo parlare e lo faccio volentieri, per esatto, carità. Però ti assicuro che se fosse di quando mi hanno proposto Facebook, ho detto che sparo. Certo, certo. Educatamente. Ti hanno proposto, va bene. In questo però qualche grande squadra recentemente, penso alla Juventus, il Milan, il Gagliani. Immobile, che poi ti riprendiamo così. Dopo Elena ti riprendiamo così, fermo, stai muovendo il dito, fermo. Secondo me Matteo si è mosso, non è un rispetto per voi telespettatori, però si è mosso. Beh, ti sei mosso. Confesso, un dito l'ho mosso. Allora stavi dicendo? No, dicevo che alcune grandi squadre, questo non voglio dire che la Roma non lo sia, ma insomma penso a Juve, Milan, Inter, recentemente anche hanno messo a disposizione un membro del loro staff, Conte, la Juventus molto recentemente, Allegri e Galliani qualche tempo fa il Milan, adesso non ricordo chi dell'Inter, ma anche un giocatore, se non sbaglio, dell'Inter, per rispondere via Twitter in una giornata particolare alle domande dei tifosi, ovviamente selezionate, nel senso che qualcuno così tributava un vaffa, magari non arrivava al diretto interessato, però mi sembra una cosa interessante. Quello è un fatto negativo, quello per me io lo vedo come un fatto negativo. E perché? Perché se ti arriva un vaffa, tu puoi rispondere tranquillamente, in radio a noi ogni tanto ci arriva, a loro gli arriva, simbolici. Ma Galliani critica, Galliani per esempio ha risposto anche a delle critiche abbastanza pungenti, non che a me sia simpatico, particolarmente simpatico, però l'ho trovato anche di buon gusto. Il baffa va preso, a mio giudizio, comunque vabbè. Allora Mi è sorpreso che la Roma, che è molto attenta a queste cose, ancora, ma non in negativo, senso, ancora non l'abbia fatto. Insomma. Vabbè, però piano piano, come lo dice Daniele, ci sono dei progressi da questo. Stiamo parlando però di cifre che forse non sono quelle che ci possono essere a Milano, dove c'è un altro tipo di comunicazione. È vero. Hai fatto cifre 1.200.000. Il Milan è il doppio. Ma il Milan fa oltre, sì, fa quasi 3 milioni. Fa quasi 3 milioni. 3 milioni? No, tu dicevi il contrario. Io dicevo il contrario. No, lo hai spiazzato, l'hai completamente spiazzato, cioè mo si sente poco bene. Il Milan è, a tutti gli effetti, se vogliamo fare un ipotetico campionato della rete dei social network, il Milan è a tutti gli effetti il campione d'Italia, ma sopra la Juventus? Decisamente. Ma il motivo è che hanno cominciato molto. Quindi come siamo in questa proporzione? Perché anche Milan, Juventus, poi direi perché no la Roma, va benissimo. Sì. Anche il Napoli si sta svegliando, sta cominciando a fare delle cosine interessanti, e poi dietro tutti gli altri. Ok, vedo. Quindi stiamo parlando Milan, Juventus e Roma, Inter no. Medio. Sì, diciamo Medio. Vicino alla Roma, l'Inter è ancora un pochettino fredda da questo punto di vista. Non va è... bene, quindi questa è una classifica. In effetti io scopro delle cose nel sito nostro, pagina romanista, noi abbiamo 275.000, che lui si è meravigliato. Quando sono tanti. Ora, noi cerchiamo di rispondere ad alcuni, però è un'impresa veramente anche per la... Pensate, sono più di quelli del Facebook della Lazio. Sì, sono decisamente più di quelli del Facebook. Facebook della Lazio non arriva ai 100.000, 93, 94, adesso non ricordo esattamente. Noi siamo vabbè, a questi livelli ovviamente, però volevo capire attraverso Elena anche un discorso, vai. Perché io da tifosa mi fermo e dico, va bene, io vado su Facebook, seguo il profilo della Roma, vado con un mi piace, ma la Roma cosa cambia? Cioè, che cosa muove questo mio mi piace e il mi piace degli altri milioni di persone che lo vanno a mettere? Perché poi in soldoni è questo che vuole capire il tifoso. Cosa cambia nell'esportazione del marchio? Perché poi è questo che ci interessa, quello che comunque porta più soldi poi alla fine alla Roma, giusto? Sì, hai fatto una domanda che è sulla quale si spaccano la testa fior di professore, la grande domanda, fior di professore di marketing digitale, eccetera, eccetera. Come trasformare il 1.355.000 fan della Roma o i 22 milioni di fan del Barcellona in soldi? Perché poi alla fine della partita è questo quello che conta, no? Cioè come scaricare a terra questo enorme potenziale di persone che seguono i profili. In realtà quello che conta non è tanto il like e il voto sulla pagina, quello che conta è la capacità che hai di coinvolgere il tifoso. Quando tu coinvolgi il tifoso, lo fai sentire parte di una comunità, lo fai partecipare, lo riesci a coinvolgere nella vita della squadra, questo significa anche che il tifoso in un certo punto diventa anche più disponibile a, da una parte, a
comprare per esempio il merchandising, no? Pensiamo a queste cose, oppure anche a partecipare decisamente, a seguire la squadra e quant'altro. In più, un profilo ben strutturato che risponde bene attira anche i tifosi che non sono della certo, squadra. Allarghi, i 22 certo. milioni di like del Barcellona non sono tutti, non sono 22 milioni gli tutti abitanti di Barcellona, no? Certo. Né sono tutti spagnoli, anzi. Certo. Questo che significa? Significa che i social network ti permettono, in realtà, se la vediamo da un punto di vista di azienda, che la squadra alla fine è un'azienda, ti permettono di allargare il tuo mercato, di attirare persone e quindi ti permettono di diventare un driver, volendo, per tornare alla tua domanda, per poter esportarlo questo marchio. Non dimentichiamo che Roma ha una enorme possibilità, che è quello di essere Roma. Cioè, non stiamo parlando della Pro Vercelli, come dicevo con tutto rispetto per i vercellesi. No, stiamo parlando... Però stiamo parlando di una città che è un simbolo, sì, mondiale. Sì, sì. E la sua squadra ne è l'interprete e il tramite. Sì, presente che comunque è un simbolo mondiale, su questo non c'è dubbio. Però poi quando si scende nel calcio, il simbolo mondiale non permette di avere un proprietario come magari quelli del Malaga, del Manchester City, del Chelsea. Tu dici quelli coi turbanti. Perché, no, adesso io non so se è una questione, ovviamente, no, fermo restando, io sono contento degli americani, non è quello il problema, non sto facendo. Però nelle situazioni particolari, ovviamente, nessuno di questi si è avvicinato in maniera concreta, perché se è stato comprato il Chelsea, non vedo perché, tu dici, per problemi? Ma basta guardare uno stadio italiano, Massimo, e ti rispondi da solo, no? Solo per lo qual stadio. È il problema? Solo per lo stadio. Sono... Chi è che ci viene? Solo qui? Per lo stadio, quando, per la burocrazia, la per l'IVA, per che altro? Ma quello è così? È anche così. È anche così. Sì. Matteo? Una risposta l'ha provata a dare la Roma in questi giorni, che era a Colonia, unica squadra italiana, sì, mi piace ricordarlo, è vero, per un particolare evento organizzato da Sport und Markt, uno dei portali più importanti dal punto di vista del marketing sportivo. Un intervento proprio di ieri del direttore commerciale della Roma, Chris Winterling, aveva come tema il come diventare, diciamo, la strada per diventare un brand globale, che credo sia assolutamente quello che sta dicendo Daniele poco fa. Secondo me, perché Daniele l'abbiamo invitato oggi? No, cioè, no, ma è importante, no, dirlo, perché... dice, no, a Colonia, certo, per questo motivo, perché, Daniele, perché è perché si è parlato in queste ore moltissimo di stadio, certo, riguardo a questa iniziativa, si è parlato molto di 27 milioni... Così, stavolta però non cambiare. Sì, perché... Bene, allora dicevi, non ti sei mosso, bravo. Dimenticato, no, dai, stavi dicendo che a proposito... No, forse, si è parlato tanto dello stadio, cioè, Winterling è stato un termine di cui si parlava da mesi, forse se non un paio d'anni, nel 2016, si è parlato dei 27 milioni di tifosi in Cina, se ne parlava ugualmente da anni. Secondo me la cosa più importante è che l'altro giorno la Roma ha presentato, di fatto, di fronte forse alle istituzioni sportive commerciali più importanti del continente, il proprio programma. A me è sembrato abbastanza importante, francamente. Cioè, mi sembrava così un voler entrare dalla porta principale in un mercato di cui la Roma non solo non faceva parte, ma che non guardava neanche dallo spioncino della porta soltanto 24 mesi fa. Cioè, di una dimensione diversa da quello. Oh, però, ecco, però volevo fare un passettino indietro su quello che aveva detto Daniele. Ovviamente tutto questo, tutta questa ricerca poi di tramutare i contatti, chiamiamoli così, forse non è termine, sì, no, appropriato, è tecnico, sì, contatti, sì, certo, in soldi, significa poi dare la possibilità a questi contatti di vedere una squadra migliore, quindi di investire e di comprare, perché se no il rapporto tra tifoso e società, tifoso è amore, società, tu dici, è una società di interesse, anche, cioè, sì, lo che è anche. Una volta non era vista così, anche di interesse, però quell'anche deve essere sempre rapportato ai sogni del tifoso. Questo non c'è dubbio. Ecco, no, perché se no uno dice il tifoso viene sfruttato, invece noi abbiamo sempre detto che il tifoso non deve essere sfruttato, il tifoso deve essere un accompagnatore nella crescita di una squadra. No, attento, la comunicazione, i social network, il web, la capacità di ingaggiare sulla rete i tifosi permettono realmente ai tifosi di diventare protagonisti della crescita della squadra. In tutti e due i sensi, perché mentre prima tu per sostenere la squadra potevi comprare il biglietto e andare allo stadio, vederti la partita in televisione e basta, adesso tu hai la possibilità di partecipare in maniere molto più forti, molto diverse, certo, molto più, e questo permette non al tifoso di essere sfruttato, ma al tifoso di partecipare. Allora è ovvio che se tu sei in grado di sfruttare bene questi nuovi driver, certo, e portare dentro i tifosi,
la squadra cresce, certo. Cresce dal punto di vista economico, cresce dal punto di vista del brand, come diceva giustamente Matteo, e cresce a quel punto con la capacità di stare sul mercato e di poter acquistare e rafforzarsi. Una delle domande che mi era venuta subito, Daniele, che poi ti ho fatto, è in realtà poi c'è un meccanismo inverso, perché i tifosi pensano se la Roma non è vincente non esportiamo il marchio, mentre la società americana, che poco si intendeva di calcio ma sì di effettive tecniche manageriali, ha scelto di optare per spingere il marchio per ottenere ovviamente quei soldi che servono per far diventare la Roma grande, perché poi questo è il senso. Sicuramente non capiscono qual è il centravanti migliore per la Roma, ma capiscono come portare un centravanti qui a Roma che costi tanto. Però stanno portando un approccio indubbiamente diverso da quello a cui siamo abituati in Italia. Lo stanno portando spingendo molto sugli aspetti del marketing, ma non lo fanno perché, al mio modo di vedere ovviamente, non lo fanno per sfruttare la tifoseria, ma lo fanno perché sanno che oggi, così com'è globalizzato anche il mercato dello sport e quindi del calcio, sfruttare questo tipo di possibilità, sfruttare il marketing, sfruttare un brand potente, pesante ed evocativo come quello della Roma, perché ripeto, non parliamo di una piccola squadra sconosciuta, no, ma parliamo della Roma, certo. Sfruttare questo brand permette poi di innescare un meccanismo assolutamente virtuoso che poi si scarica sulla squadra stessa e la fa crescere. Quindi tu dici, prima bisogna innescare il meccanismo e poi vincere, o deve essere il contrario? No, se andassero tutte e due le cose insieme, vabbè, non farebbe però, proprio il meccanismo male. Qual è? Prima inneschiamo e poi vinciamo. Inneschiamo per sostenere per anche vincere, le vittorie. Inneschiamo per vincere, non è che dobbiamo vincere per innescare, no, il meccanismo, non è perché sarebbe la politica negativa. Gianfranco? Assolutamente, io sai che non sono proprio un entusiasta del protagonismo del tifoso, no? Io ritengo sempre che il tifoso debba fare il mestiere del tifoso. A me mi fa ridere pure il fatto che ci siano le associazioni nazionali dei tifosi, ma che professione è, non lo so. Che pensa che le associazioni nazionali dei tifosi ridono che ci stai tu. Quindi, no, perché, certo. Spiegami che vuol dire, non ho capito. Cioè, ogni, Massimo, siete tutti e due divertiti, però ridete. Ho capito, ma te che te frega come però, concetto? Massimo, non è così, che abbiamo proprio delle idee completamente diverse, e questa è la fortuna che ci fa convivere. Su questo mi dice Gianfranco, volevo chiedere un attimo però il ruolo dei social network, che è anche quello di avere un feedback dei tifosi, che non vuol dire che i tifosi devono diventare protagonisti, no, in senso negativo, questo, vuol dire cercare io di... Io ho fatto un discorso proprio sull'immagine, perché troppe volte ho visto i tifosi che vengono ricevuti a Trigoria con complicità di qualche giocatore per chiedere conto ai giocatori di quello che hanno fatto. Quello che sta facendo la società. Tu non sei contento della squadra, non vai... Non però, fai l'abbonamento, attimo, non, vai Gianfranco, non vai a chiedere spiegazioni dove quelli lavorano. Tu avere ragione sul fatto tecnico, è però il protagonismo che il tifoso, anche attraverso i social network, esprima delle problematiche che riguardano ad esempio l'acquisto dei biglietti o altre questioni di marketing, quello è giustificabile. Sì. E la società sta facendo questo anche per avere un feedback da questo punto di vista, per stare attento a quelle che sono le esigenze e le richieste dei tifosi. Un aspetto, la cosa principale dei social network a livello aziendale è proprio questo. Del protagonismo negativo, un aspetto, cioè di quello che vuole stare con la faccia in primo piano. Riccardo che dice un aspetto negativo, quindi di stare interessante, un aspetto interessante di quello che sta dicendo Gianfranco è che secondo me negli ultimi anni molte di queste esternazioni dirette che avvenivano magari a Trigoria, fuori dalle mura del Fulvio Bernardini o addirittura dentro le mura del Fulvio Bernardini, adesso si sfogano su altri canali, sì, che sono le radio, che sono i social network. No, per carità, ma quella è la è giusto libertà. Che sia così. Io ho detto, per me però... l'episodio più brutto della storia del calcio italiano degli ultimi 15 anni è stato il derby sospeso. Però io faccio questa... il derby sospeso perché io faccio questa qualcuno domanda... è diventato protagonista. Faccio questa domanda a Matteo, visto che voglio andare contro Gianfranco. La squadra, sì, se provo, la squadra in bocca. Va bene, io sono democratico. La S Roma, quindi Associazione sì. Sportiva Roma, potrebbe esistere senza tifosi? Immagino di no. No, fermo. I tifosi esistono anche senza la Roma? Ti faranno qualcun altro, certo, però esistono. Se quindi il problema è che non è che
i tifosi hanno bisogno della Roma, né la Roma deve avere necessariamente bisogno dei tifosi, quindi deve essere un rapporto alla pari. Però non è che il tifoso deve essere visto come quello che paga, quello che fa, quello che non ha voce in capitolo, quello che non deve fare niente e deve soltanto dire Roma, 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 perché se no è vietato, bisogna mettere il cartello, è vietato fare appelli che ogni tanto si fanno, voglio lo stadio pieno, voglio il supporto, voglio questo, allora se non lo fai va bene. Se tu dici io voglio lo stadio vuoto, allora a me sta bene. Allora sta attento, certo, spiego ancora una volta. Quando io parlo del tifoso che vuole essere protagonista, che è tutta gente che nella vita non avrebbe un'occasione piccola così di visibilità, viene permesso di fermare un derby. Ancora questa storia. Consideriamo anche questo. Va bene, questo è il protagonismo negativo. Tu partecipi alla vita della Roma. Vedi qual è il problema di Gianfranco? Il problema di Gianfranco è uno soltanto, che lui, non essendo a scuola, si sa, era bravo in italiano, l'ha dimostrato tutta la vita, ma non sapeva assolutamente nulla di matematica. Avevo 10 al Mamiani. Sì, buonasera. Allora facciamo questa proporzione. I tifosi che hanno fermato il derby, i tifosi che hanno fatto qualche casino, i tifosi della Roma, li voglio fare un numero. 4.000. Voglio fare un numero. Bastano 5. Quanti sono i tifosi della Roma? Zitto. I like sulla pagina 1.300.000. Allora, noi stiamo parlando una proporzione che non può essere una proporzione che fa Massimo, che fa il discorso giusto. È un discorso sbagliato. È un discorso dove tu dici due che hanno fermato il derby e tu ritorni sempre su quello, perché quei due sono protagonisti. Perché quando il protagonismo che cos'è secondo te? È la pubblicità che dai tu. Essere protagonista è la pubblicità che dai tu. In che senso? Che ne parli. Quella è la pubblicità, quella è essere protagonisti. Ah, cioè? Perché se no uno non è protagonista, se non ne parla non è protagonista. Ho capito. Posso aggiungere una cosa? Ma se stiamo tutti zitti, chiama Pinochet che sarà pure amico tuo, che ne so io. No, io volevo sottolineare una cosa che secondo me è importante. Agganciandomi a quello che dice lui, giustamente è successa una cosa, c'è una piccola minoranza che ha fatto una cosa molto grave, benissimo, però c'è anche una grandissima platea di persone che magari non va allo stadio, segue poco la squadra, però in realtà nel cuore è tifosa. Questo tipo di mezzi di comunicazione permette di partecipare, di tifare con pochissimo impegno, ma di essere sempre più vicino. Ma la partecipazione su quello c'è da discutere, perché Gianfranco eventualmente parla di tifosi non di questa classe che dici tu, ma di tifosi che vivono tutto il giorno l'essere tifoso della Roma, che è un discorso completamente diverso. Dice io sono sportivo, simpatizzante della Roma. Poi quando c'è la festa al Circo Massimo con lo scudetto, tu lo vedi tutto dipinto giallo-rosso così. A me quel fatto non piace molto, perché è chiaro che uno rimane nella vittoria e nella sconfitta quello che è. Se è uno che soffre come noi, soffre. Se gioisce, gioisce. Ma se fa lo sportivo e il tranquillo, lo deve fare anche quando hai vinto lo scudetto. Invece quando si dice si monta sul carro dei vincitori è proprio questo fatto. Quindi la tribuna d'onore diventa una tribuna di gente che fa l'ultra, che dice non lo sapevo che quella era ultra e cose va. Questo a me è la parte negativa del tifo, perché io adoro i tifosi di tutte le squadre purché siano tifosi veri, e quindi soffrono quando c'è da soffrire, gioiscono ma non fanno così. Invece quelli che fanno così nella vittoria e nella sconfitta mi sta bene, che non disposta niente, mi sta bene. Tu sei tifoso vero? Tifoso vero? Te lo dico semplicemente, tu mettiti la foto tua in camera, il contrario di te. Il contrario esiste. Io fermi che sto sono molto lieto perché facendo una professione che parla di uno sport e commentandola sarebbe gravissimo che ci avessi la faccia da tifoso vero e che mi esprimessi da tifoso vero. Io non lo sono, è vero Gianfranco, tu non sei tifoso vero, tu sei finto. Sei finto come in tutte le cose, mica assolutamente è una novità. Andiamo da Elena. Sì. Bene, allora Lorenzo Pompili ci ha spiegato questo Pescara Roma di cui adesso parleremo. Naturalmente salutiamo anche Marco Calò, ciao Marco, ciao della Massimo, redazione, e così abbiamo l'occasione pure di salutare Lorenzo Amadio, non è Lorenzo che è cambiato.
Va bene, allora abbiamo parlato, abbiamo detto tutta la comunicazione, tra l'altro sì. È scritto pure un libro, no? Diciamolo. Va bene, bel titolo, ottimo, no, ottimo, quindi... Io ho fatto una proposta a Daniele, no, no, facciamoglielo dire il titolo, vabbè, però facciamogli dire il titolo. No, il titolo è New Media Digital Football, non l'ho scritto solamente io, l'ho scritto insieme con Marcel Vulpis e Cristiano Abbezzani. E questo è il fatto negativo, Marcel Vulpis, sai, no, no, ragazzi, quello va bene, no, è un libro tecnico, quindi è un libro tecnico, assolutamente. Per cui, sai, quando uno deve fare delle cose tecniche non può esprimere la propria scienza. No, poi Marcel è stato proprio tecnicissimo, perfetto, tabelle, perfetto, numeri. Perfetto, stai a posto. Però questa parte della comunicazione mi interessa, al di là che poi non però sono... Però non ha detto che la mia proposta non è accettabile. Quale? No, non l'ho detto. Ho detto per ogni messaggio, 1.200.000, sì, fammi pagare 1 euro a messaggio. Compriamo Messi, eh? Esatto. Il suo giornale, che la notizia sarebbe la Repubblica. La notizia è anche abbastanza fresca perché viene da un convegno che c'è stato adesso a Varese. Sta studiando nel 2013 di mettere Repubblica.it a pagamento. Il problema del cacciar fuori i soldi da questo grande mondo della comunicazione se è un problema. Fare, vedi che ci ha avuto un'idea geniale. No, no, ma alla fine si potrà fare per forza, perché come dire c'è un problema proprio di sostenerlo poi il sistema. Va bene, siccome si parla di comunicazione, noi riceviamo parecchie email e devo dire che sono tutte email interessanti. Io purtroppo non posso sceglierne una fra 30-40, no? Perché forse è negativo per gli altri. Ogni tanto dico qualche cosa e poi devo dire che ci scrivono veramente la Divina Commedia ogni volta, cioè è proprio tutto preciso e poi sono giudici inflessibili e molto spesso bravi. Allora c'era una curiosità, quando noi arriviamo a un tot 10 persone che scrivono la stessa cosa, allora facciamo la domanda al diretto interessato. Allora Elena? Sì, la domanda è per Gianfranco. E calla. Quindi Gianfranco. No, la domanda sono 10 persone? Circa 20, almeno. Dipende, quando l'argomento viene 10 preso da... 20 euro. Esatto, 20 euro, dai. No, la domanda è, Gianfranco, sei a favore o contro il cartellino giallo, quindi l'ammonizione quando un giocatore si toglie la maglietta? Perché non era no, molto no, 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 allora, no, la domanda è precisa, Gianfranco. Sì. Molti non hanno capito non qual hanno è la compreso. Tua posizione, nel senso che tu dici che a maglietta tolta è giusto da regolamento dare il cartellino, ma molti non hanno capito se tu sei d'accordo o contrario alla regola. Sono poi, favorevolissima alla regola. Quindi tu dici che è giusta la regola, che non va assolutamente cambiata. Assolutamente, vabbè, abbiamo ci mancherebbe chiarito altro. Massimo, dico una cosa che ho detto 2000 volte. Se vai in un campo di periferia la domenica mattina, dove giocano i ragazzini di 8 anni, che segnano un gol e se levano... rimangono attorno. Non hai capito, ho capito. Gianfra, non per questo devi fare un comizio. Sì, la domanda no, era, comizio. Sei contrario, uno basta e dice, la contrario, regola finito. È sacrosanta. La regola è sacrosanta. Per voi, per te è sacrosanta? Ci può stare. Ci può stare che vuol dire niente. Non cioè, vuol dire tu, che tu non, rientri non, nell'ambito non televisivo è, di quelli che dicono ma, il rigore ci può stare che vuol dire niente. Non è una cosa che mi interessa particolarmente. Sì. Ammonizione, cioè, non c'è Marcolino una che regole importanti nel calcio. Assolutamente sì, è sacrosanta nel senso che poi... No, il regolamento è questo, ma la regola è giusta? La regola è giusta. È giusta. La regola è giusta. Quindi è giusta come regola. Ha detto tre volte. Benedetta. Benedetta la regola. Sì, perché non se ne può più dei teatrini. Io sono un anarchico. Sono per la libertà di esultanza. La libertà di esultanza, sì. Chiaramente l'esultanza non fa parte no, di un gol. Massimo, no, sottolinea anche che è un fenomeno esclusivamente vabbè italiano. Che? Quello di levarsi la maglia. Ah sì, di levarsi la maglia. Non è un gesto riprovevole. Vabbè, sentiamo Daniele che sta al di fuori diciamo del lato ambientale. Del lato ambientale, al di fuori. Sentiamo Daniele, qual è il tuo parere? È giusto, visto che si esalta sempre tutto e di più. Uno segna uno fa una parata, è un fuoriclasse, è un fenomeno, un miracolo. Uno segna un gol, è un fuoriclasse. Uno viene intervistato per una settimana perché ha segnato un gol d'attacco e tutto il resto. È giusto impedire dire poi agli stessi protagonisti di manifestare una gioia che poi è legata ai tifosi? Questa è una bella domanda. Il concetto finale è perché arrivare a esultare in maniera così plateale e così forte? Sguagliata. Su questo non voglio entrare perché poi non sono io l'esperto di questo. Il motivo è se io lo faccio perché voglio attirare l'attenzione su di me in qualche maniera, quindi una forma di spettacolo, ci può stare come non ci può stare. Bisogna capire se vogliamo che il calcio diventi a tutti gli effetti una platea di spettacolo. Ragazzi, c'è gente che ancora si mette a piangere quando pensa all'immagine
di Pruzzo che si è tolto la maglia al 2-0 contro la Juventus. C'è gente che ancora si mette a piangere quando Giannini è andato con la maglia sotto la tribuna a sventolarla. Quindi voglio dire, è un gesto che fa parte Roma di una situazione. Braga, ci credo. No, la Roma Slavia Praga, ci credo che piangono, insomma. Vabbè, però voglio dire, però la situazione è questa, perché, perché allora, cioè, quando un giocatore va alla bandierina al calcio d'angolo, non faccio nomi, Cassano, e fa così al pubblico della Roma, fa così al pubblico del Real Madrid, quando fa così al pubblico del Milan, fa così al pubblico dell'Inter, è tutto normale. No, lo rilancio. Ma viene ammonito immediatamente, ma che stai a dire? Bisognerebbe ammonire pure per Cassano, le esultanze stato... brand, cioè quelli che per una vita fanno le esultanze, Ronaldo che si portava la mano alla fronte per far vedere che era il tatuaggio, il braccialetto. Cioè, quindi aboliamo le esultanze. Ma non ci si può aboliamo le esultanze. Per 40 anni i calciatori si sono hanno esultato a braccialetto. Io la proposta normale va benissimo. L'esultanza sopra le righe e poi ragazzi, una volta ho fatto la proposta al cartellino arancione, voi vi siete messi a ridere. Però poi è entrato, no? Cartellina arancione è entrata. Adesso ne faccio un'altra. Dove? Che? Nelle telecronache, da cartellina arancione. Cioè è entrato. Pensavo adesso ne faccio un'altra di proposta. E lo faccio alla curva sud. Segna la Roma, toglietevi la maglia. L'hanno fatto in settimana, adesso non ricordo quale sì, squadra. Sì, ma toglietela tutti. Si sono completamente tolti la maglietta all'atto con almeno 10 gradi di temperatura. Poi se c'è una larga percentuale femminile, è un successo febbraio, strepitoso. Quando fanno meno 73 gradi, segna la Roma e tutti dicono ragazzi, ricordatevi che in curva sud è l'unico ambiente dove non c'è caldo, non c'è freddo, non c'è temperatura, non c'è niente, si sente niente, si vede solo la partita. Quindi, che Elena, poi... tu vai a esultare in curva sud togliendo le... che? No, domani. Ma perché io ho detto uomini, non ho detto uomini. No. Non hai detto vabbè, uomini. allora facciamo cambiare. Le donne si possono mettere una maglietta e sotto essere vestite normale e si tocca la maglietta. Facciamo così, però perché sennò già Francia fa è sempre quello, cioè la spontaneità del gesto. Io sono d'accordo con Matteo. Cioè, se tu fai un'esultanza brandizzata, nel senso che lo fai perché caratterizzi il tuo personaggio, perché vuoi far vedere un oggetto che hai e per cui lo sponsor ti paga, quello secondo me va disciplinato perché è una forzatura. Se è una questione, come raccontavate, gli episodi che sono rimasti nella storia, che sono dei simboli, però quello è tutta un'altra questione. È una questione di spontaneità. Non io non esulterei, per esempio, al rigore, al gol sul rigore non esulterei, farei buffettino e ritorniamo al centrocampo. Specialmente perché... se il rigore non c'è. Ti ricordo che, se non sbaglio, fu Ravanelli il primissimo. Inventò l'esultanza della maglia sulla faccia per far vedere la scritta Nike sul petto. Sì, poi lo fece Bobbo... Vabbè. In Inghilterra, infatti, lo fece Bobbo Vieri che levava la maglia, la scritta, cos'era, quell'altro, le magliette che produceva. E, cioè, è chiaro che... No? Vabbè, ma comunque che ci fosse bisogno di regolamentare. Diciamo che queste la sono questione. Delle cose in confronto ai falli, alle gambe rotte, alle cose, queste sono cose gravissime. No, ve lo dico perché cartellino sono più gravi, perché è sempre dello stesso colore. No, allora facciamo, proviamo a fare un'ulteriore proposta: il cartellino bianco. Oddio. Significa alla prima degli infermieri, no, te lo dico cartellino bianco, che diventa alla prima è bianco, quindi la prima poi se segni un altro gol, quindi diciamo per un giovane che segna il primo gol in Serie A c'è un cartellino bianco che non c'entra niente, poi questo cartellino diventa giallo alla seconda e diventa rosso alla terza. Da vergogna, giustamente. No, arancione lo leviamo. Quindi cartellino bianco la prima volta, non c'è niente di male. Uno segna un gol tipo destro, fa una cosa che non deve fare. Cartellino giallo che vuol dire ti capisco vuol dire, però non lo fare più. Ti capisco, non lo fare più. Che è bellissimo. Che è bellissimo. Chi parla spesso di cartellino, vi ricordate? Arancione. Ma voi non lo vedete gli arbitri? Gli arbitri invece di fischiare il rigore quando c'è il calcio d'angolo, che fanno, Daniele? Vanno, non toccatevi più, non menatevi più. No, che vuol dire la stessa cosa. Quando uno ha fatto il fallo, l'arbitro dice basta, al prossimo t'ammonisco. Che gioco cos'è? Fermo non si può che dare cos'è? Rigore, un cartellino bianco? È un cartellino bianco. È la stessa cosa. Uno dà cartellino bianco. Daniele ride, meno male, perché fa parte della comunicazione. Sto pensando al cartellino bianco, immagino la scena dell'arbitro. Tira fuori il cartellino bianco e l'arbitro ce l'ha. Quando dirigerà un'altra partita, un altro arbitro ovviamente, con quel giocatore, dice questo c'è il cartellino bianco, poi dopo diventa giallo, finito il problema.
giusto, un'esultanza si può fare, due no, tanto semplice, così stiamo tutti tranquilli. Però c'era anche qualcosa per Matteo. Che sei preoccupato, per Matteo? Abbiamo accumulato delle mail su Matteo. Grazie. La domanda è questa: noi abbiamo sottolineato l'acume presente nei tuoi, diciamo, articoli, quindi il fatto che siano abbastanza pungenti e che sottolinei delle cose particolari. Non lo dice mai nessuno. I nostri telespettatori ci chiedono, il giorno dopo, quando esce questo articolo, cosa accade a Matteo? Cioè, che cosa succede? Non ho, nessuno mi ha mai rotto un braccio, posso garantire questo? No, nulla. No, è arrivato, dice, è abbastanza pungente negli articoli di solito in generale. Non pensavo. Vabbè. Allora, a raffica. Ci pensiamo noi. Chi è che ha detto scusate per il derby, Marcolino? È Goicoechea che si è scusato, ha parlato a Roma Channel oggi pomeriggio e ha chiesto scusa per, insomma, per la papera che ha dato in là la rimonta della Lazio e niente, si è scusato per questo con i tifosi, sottolineando però la soddisfazione anche di essere nella capitale, voluto fortemente da Zeman quest'estate. Voglio scudetto in Brasile? No, è curioso perché ha detto voglio scudetto e vorrei che Menezes mi scegliesse per il Brasile. Un quarto d'ora dopo hanno esonerato Menezes. Sì. È vero? Sì, lo so. Quindi dovrebbe uno scudetto. Quindi, infatti noi abbiamo scritto il Brasile. Esatto. Vabbè, voglio scudetto. Un trionfo. Vabbè, voglio scudetto in Brasile, è una dichiarazione normale. Sì, credo l'hanno fatta Aldair, Paolo Sergio, Wagner. Ma perché hanno esonerato commissario tecnico proprio all'indomani della vittoria sull'Argentina? Sia è un argomento interessante, se però lo fai dopo con Matteo è ancora più bello, cioè, per tutti noi ne ha parlato lui, lo so, ma è ancora più bello perché ce ne frega niente in questo momento perché l'hanno esonerato, poi ne parlate voi, non è un problema, io voglio finire, abbiamo dei giocatori brasiliani a Roma, dici, perché non ti interessa? Esatto, non me ne frega niente, Gianfra, onestamente in questo momento se dipende dalla partita con l'Argentina o non dipende con la partita dell'Argentina, tu sei contento solo quando mostrano 10 metri quadrati di tatuaggi. Bravo. Che ride Matteo. Allora dimmi se Dodò giocherà. No, non credo. Sicuro? No, sicuro al 100% no, però è molto molto improbabile. Oggi aveva un affaticamento alla vittoria. Chi è che ha un'idea diversa da Matteo? Non giocherà. Non ce ne frega niente. No, questo invece ci interessa. Ah, sì. No, perché ancora fisicamente. Non gliene frega niente al Brasile, ma noi sì. No, fisicamente purtroppo ancora denota dei problemi, quindi va bene, tra l'altro sarebbe curioso sapere chi giocherà in difesa, perché Marquinhos sta bene, Castan sta bene, Balzaretti sta bene, gli altri è un'ecatombe. Allora, Pirisk è quello che sta un po' meglio, ha un'infiammazione al ginocchio e credo la dica lunga su come stanno gli altri. E perché non dire che può giocare Dodò con Balzaretti all'altra parte? No, perché Dodò sta peggio di Pirisk, per cui è più facile che giochi Pirisk con un'infiammazione al ginocchio che Dodò. Burdisso... Senti, scusa, ma una domanda si può fare, visto che è proprio puramente tecnica, ma io ho visto mille volte Florenzi giocare da esterno e difesa. Assolutamente, sì. L'anno scorso iniziò a giocare titolare nell'Under 21 pure. Da terzino destro. Io vedo un giocatore che sta in grande forma, anche fisica, che è Marchigno. Per me un altro giocatore che per me fisicamente potrebbe essere adatto. Lo vedo a mille, è vero che gioca 20 minuti, mezz'ora, però Massimo, ma a destra non ci può giocare. No. Stiamo parlando di fascia destra. Ho capito, però ti sto dicendo che io vedo un giocatore che non è mai in formazione. Cioè sto dicendo di un giocatore che non parte mai come titolare in generale, Marchigno non viene considerato. È vero, poi quando subentra mi sembra che ha sempre fatto bene, anzi molto meglio lo scorso anno in quella mezz'ora 20 minuti che gioca, o sbaglio Massimo? Sì, ma è anche vero che a centrocampo c'è tanta abbondanza e poi già se ne sono creati parecchi con i giocatori che sono scesi in campo, quindi aggiungerne un altro mi sembra eccessivo. Va bene, Taxidis sta a posto. Purtroppo. Perché ridete? Ragazzi, no, Taxidis lo sottovalutate. Daniele pure sottovaluta Taxidis regolarmente. Ti piace? Non è male, devo dire. Non è male, vedi, non è male. No, visto che parlavamo di Marchigno, io ho l'impressione che domenica si potrebbe decidere così per un turno di riposo a Florenzi, se la difesa consentisse di non schierare Marchigno dietro. Credo che Marchigno potrebbe giocare a centrocampo titolare. Recentemente una persona che conosce molto bene Zeman, che è Faccini, ha parlato di Marchigno come del centrocampista più adatto, secondo lui, per caratteristiche al gioco di Zeman. È vero. Devo dire, sono molto d'accordo. Mi sembra un giocatore che, così, per caratteristiche, ovviamente è mancino, è un po' diverso, ricorda moltissimo Di Francesco, che forse dei tre della Roma di Zeman era quello, così, più, non lo so, stampato sulle idee di calcio di Zeman. Io mi aspettavo giocasse di più. Io ho l'impressione che da qui
diciamo, ai prossimi mesi capiterà che trovi continuità di rendimento, forse più di Pjanic, anche se poi ci dovranno spiegare perché gioca poco. Inizia adesso per la Roma? Che inizia? Un nuovo campionato? Tra un po', dicembre. No, voglio sapere, ci sono Pescara, Siena, inizia un nuovo campionato? Fiorentina, poi Fiorentina. Lo diciamo dall'inizio della stagione, Thomas. Lo diciamo dall'inizio della stagione, ogni volta che si perde una partita. Guardando il calendario, ti ricordi quando a Roma in Spalletti doveva partire con 10 vittorie consecutive? Facciamo una tabella. Va bene, sulla comunicazione, il nuovo stadio, che mi dicono entro il 2016, ma hanno detto entro il 2011, ma hanno detto entro il 2012, 2013, 14, 15 e 16. Ti risulta che in Italia quando c'è un progetto per un'opera sia fatta esattamente in quella data quando viene annunciata? Le promesse no, che vengono fatte, al di là che se poi verranno mantenute o no, Matteo mi dice di no. In che senso? No, di tempi? Io così ho parlato con qualcuno del Comune di Roma, mi dicono che mi hanno fatto questo esempio: per fare una metropolitana ci sono voluti 10 anni, per rendere raggiungibile uno stadio probabilmente servirebbero 2 linee di metropolitana. Grazie. Vabbè, quindi sei ottimista. Quindi, 2016, non sono parole mie, però per raggiungere lo stadio servirebbero, tu dici, per se stiamo parlando di Dordivalle? Sì, cioè, no, se non lo fai dove sta il Colosseo, Piazza di Spagna c'è la metropolitana. Esatto. Va bene, allora la comunicazione per esempio sullo stadio è una buona comunicazione quella che è stata fatta fino adesso? Ma sai, è complesso, perché in realtà fare una comunicazione su un progetto non è mai cosa semplice, anche perché uno stadio di per sé è un catalizzatore di interessi contrapposti spesso, di conflitti, di volontà, di voglie, di desideri e quant'altro. Quindi, sa, no, non c'è stata una grandissima comunicazione, forse perché in realtà non c'è ancora realmente qualcosa da comunicare nella maniera più stretta e reale. Cioè, se esistesse un progetto definitivo, un'area identificata, una data di scadenza e un appalto già fatto, allora a quel punto puoi fare comunicazione. Va bene, adesso devo fare un piccolo sondaggio, ma Daniele lo rinvideremo? Piccolo sondaggio tra di voi. Ma domani il sondaggio è Daniele, ci ritorni. Ecco, il sondaggio semmai è questo. Io ci torno volentieri. Ci torni volentieri, certo, anche perché tutto sommato la comunicazione ormai fa parte proprio dell'ambito, no, dei tifosi, della Roma, di tutto il resto, perché poi comunicazione allargata, anche la nostra trasmissione nel piccolo fa comunicazione. Voi siete multimediali, per cui da questo punto di vista è così. Basta pensare a quello che è successo recentemente con Baldini e la famosa intervista su De Rossi. Quello è il classico esempio di, permetto di dirlo, visto che l'ha detto lo stesso Badini, una piccola gaffe di comunicazione. Va bene, Marcolino mi sta dicendo che oggi Totti ha girato uno spot. Sì, per quanto riguarda la partnership con Volkswagen sono iniziate, esatto, le riprese. E Matteo che sorride, però in finale, ma io sono bravo, perché te l'ho dato in finale, lo faccio l'apertura. Allora, in finale, mi domando, c'era De Rossi a girare quello spot? No, non c'era. E perché? No, me lo chiedo. Perché doveva essere sia De Rossi che Totti? No, però, insomma, De Rossi è il vice capitano della Roma. Tra l'altro, Totti ha acceduto i diritti d'immagine, De Rossi invece no. E invece Totti che ha acceduto i diritti quindi d'immagine l'ha girato. Quindi questo potrebbe essere il motivo? No, casomai dovrebbe essere il contrario. È il contrario. Quindi tu, da giornalista ingenuo, ti sei fatto che domanda? Dimmi la domanda. Ho detto, visto che immagino che visto che l'accordo con la Volkswagen dura fino a giugno, hanno detto, poi le immagini da gennaio in poi non le possiamo più usare. E la risposta? Dai, no, datti la provocazione. Risposta. Dai, chiusura, fai la provocazione e risposta. Qual è la risposta? È autoconclusivo il pensiero. Praticamente, ma la dico io, la risposta è Matteo, dice, siccome lo spot deve superare gennaio. Ecco, esatto. Questa è la, va bene. Allora, intanto ringrazio ovviamente solo Daniele e ripeti il libro Al volo che hai scritto, dai. New Media Digital Football. Bene, e andiamo invece da Elena per i saluti finali. Sì, vi rinnoviamo l'appuntamento a lunedì alle 23, sempre su T9 con la signora Angela Orsi, e vi auguriamo un buon fine settimana, speriamo. Bene, è proprio tutto. Poi mandate sul sito sia la signora Angela Orsi e pagine romaniste, anche sulle nostre email, se questi qualche argomento l'hanno tirato fuori o no, perché la prossima puntata forse non vedrete nessuno. È proprio tutto, ciao.